Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mr. Taik e benvenuti a questa decima puntata di Minecraft con Modpack Volts. Ormai è diventato un tormentone questa introduzione, però è sempre meglio dirla per i nuovi visitatori. Bene ragazzi, allora, ci eravamo lasciati se non erro, è da un po' di tempo che non faccio video, ma ho avuto un po' di problemini e se non sbaglio ci eravamo lasciati alle Richmond Chamber, se non erro. Ah no, al generale, no, sì, mi sono perso una puntata. Eravamo arrivati alla nona puntata con il generatore con la lava, l'earth generator, e vi avevo lasciato a questo punto. Bene ragazzi, io adesso questa mattina, sì, perché registro la mattina di solito, ho studiato un pochettino sempre sulla Volts e devo dire che ci sono sempre dei circuiti, sempre più circuiti, tra virgolette, dei meccanismi che sono sempre più avanzati. Volevo cominciare a fare una piccola catena di montaggio o comunque di smistamento di minerali, però credo che cominceremo a fare qualcosa nelle prossime puntate perché lo faremo mano a mano a pezzi. E niente, io mentre stavo scavando in miniera, perché ahimè sì, c'ho anche io una piccola miniera, non volevo dirlo ma ce l'ho, no scherzo. Allora, andando in miniera, e poi qua dovremo fare le rotaie come ci ha consigliato anche Gianlumena98 nel video 4. E sì, perché effettivamente va fatta queste rotaie, perché se no ci metto ogni volta 2 ore arrivare fino a giù in miniera. Dicevo, stavo cominciando a scavare e ho trovato un minerale nuovo. Nuovo, almeno a me nei miei occhi è nuovo. Andiamo a vedere. E volevo farvelo vedere anche a voi, visto che vi avevo detto che ogni cosa nuova mi bloccavo il video. Farvi vedere, e io sono sempre il solito scemo che cade. Ecco qua. Questa è, se vi ricordate, è la stanzetta che era la prima piccola miniera, dove avevano trovato della redstone, del tin e altra roba varia. E per scavarla io ho deciso di prendere questo sistema qui, ossia scavare 2 cubi per 2 cubi, quindi 2 metri per 2 metri, in avanti fino a quando non mi stufo, e poi ogni tanto collegare col tunnel di fianco, perché tra un tunnel e l'altro ci lascio un cubo di distanza, così che io quando scavo posso vedere anche i minerali che ci sono di fianco. Quindi, perché se ad esempio avevo lasciato già 2 cubi, ancora va bene, perché comunque se scavo di qua vedo i minerali che ci sono da questo lato qua, e nel caso in cui qua avessi lasciato un'altra parete li vedevo quando scavavo da questa parte. Non so se avete capito, comunque io lascio un cubo che mi va bene così, e scavo in avanti fino a quando, boh, mi metterò un limite io, vedremo, e faccio un tunnel uno a fianco all'altro. E stessa cosa qui, ho deciso di fare altri tunnel, 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 e in questo caso qui andrò avanti, 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 quindi i tunnel mi verranno sempre su, sulla destra. Qui lascerò soltanto dei tunnel per andare dritti, quindi 2 tunnel per andare dritti, e qui farò la stessa cosa dell'altra ala, andrò avanti di qui. Quindi vedete che ci sono dei minerali e via. E volevo fare comunque una catena per tirarmi su tutti i minerali automaticamente, senza andare sempre su di sopra a scaricarli. E poi comunque questo qua lo faremo sempre insieme. Addirittura che potremmo far cucinare i materiali da soli, senza che ci metteremo noi ogni volta a cucinarli. E potremmo già farli andare nel Richmond Chamber a praticamente per creare i dust, e quindi tra virgolette duplicare i minerali stessi. E poi ecco qua, avete visto? Ecco, questo qua è il nuovo minerale. Stavo dicendo che mi sono interrotto nel frattempo perché ho visto il minerale. E poi addirittura anche dividere i vari minerali nelle casse. E poi cosa? Ah, poi mi devo ricordare di dirvi anche un'altra cosa, perché studiando, studiando, studiando ho trovato anche un altro sistema. Questo materiale, che non so come si chiami, non so se si fa col piccone, perché io non l'ho proprio provato a scavare. Sì, si può fare anche col piccone normale. Oh, ce n'è anche un bel po'. Quindi, sì, con la pala io. Ah, se avete notato, io il Paxel non l'ho fatto, perché non so se l'ho detto anche nelle altre puntate. E come ci è stato consigliato la Totten 98, che è il mio, diciamo, supervisore di video, quindi mi vede quando faccio tutte le gaffe.
Mi ha detto che praticamente mi ha fatto notare che effettivamente col Paxel si può essere comodo quanto vuoi, però alla fine dei conti ci puoi lavorare di meno col Paxel, quindi non conviene farlo. E lui mi ha insistito proprio a continuare a fare questi video perché anche a lui interessavano. Poi, visto che ci sono stati degli iscritti che gli sono piaciuti molto questi video qui stessi, e quindi ho detto non posso lasciarli soli, e adesso continuo a fare i video. Vado col piccone di farro, voilà, nel frattempo abbiamo fatto un po' di tin e adesso vediamo come si chiama il famoso minerale nuovo. Allora, qua c'era un collegamento tra un tunnel e l'altro, potevo benissimo lasciare, però farò più avanti. Ok, il minerale nuovo si chiama menta, come si chiama? Ah no, monazit, monazit ore. Vediamo un po' cosa ci serve con il tasto U, e ci serve per fare il... Ah no, sembrava che ho detto frocium. No, non è frocium. È forcicium. Forcicium, se ci impegnano a fare sti nomi, eh. E forcicium cosa serve? Serve per fare sto diamante verde, guarda che non so cosa serva, vediamo un po', ci dovremmo studiare anche su questo. MFFS Force Energy Crystal, che a cosa serve? Utility. Serve per fare l'MFF Extractor. E l'MFFS Capacitor, che non so neanche cosa servono, tutto da studiare. MFFF Compound Frocium e Forcicium Cell. MFFF Capacitor Upgrader. Serve una chiave. Multitool MFF Wrench. Ok, niente ragazzi, qua ci studierò un po'. Nel frattempo lo mettiamo buono buonino nella chest, che sicuramente più in là ci servirà. Tutto ragazzi, come vedete, stiamo studiando insieme e quindi mano a mano impariamo le cose nuove. Ora saliamo, rifacciamoci questa lunghissima Via Crucis nuova. Via Crucis non è una bestemmia. E qualcuno dice: ah, non dire queste cose, va va va. E mi suona il telefono, come ben sentite. Maledetto! Arrivo subito. Rieccomi qua, era chi poteva essere? Potevano essere gli UFO che mi stavano telefonando per dirmi che ieri sera ho fatto ritardo ad andare alla base d'atterraggio, e io ho detto purtroppo dormivo, non ci potevo fare niente io. Non è che tutti i giorni possono venire a suffare qua, eh. Vabbè, dopo questa stupidaggine grandissima che faceva ridere soltanto le scimmie a cui fa il solletico, torniamo indietro. Mamma mia. Devo fare un'area di servizio per fermarmi a dormire prima di salire su, perché è troppo lunga questa strada. Allora. Ah, prima mi devo fare un bagno perché puzzo. Ah, un altro? No. Ok, adesso me ne posso salire. Io ragazzi però non sento niente, devo alzare un po' il volume. Ah, ecco qua il motosega mentre sali. Tanto qua c'è i topi, ah no, i pipistrelli. E volevo fare anche qualche altro nuovo generatore di corre. Ah! Wow, dobbiamo andare a esplorare la miniera, me l'ho dimenticato. Io mi dimentico. Volevo fare un altro generatore, però per il momento ci basta questo. Poi mano a mano faremo qualche altro generatore, magari a carbone. E poi per arrivare all'ultimo famoso generatore, che è quello generatore nucleare, centrale nucleare, ecco. Sì, perché poi lì dovremmo fare anche dei blocchi resistenti, che nel caso in cui dovesse esplodere la centrale non succede niente al mondo, almeno i danni sono davvero limitati. Qua le vacche che se ne vanno a spasso, e io adesso ti vado ad ammazzare. No, sull'orto! Tutta colpa tua. Bravo, dammi una palla. A pelle figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di vacca. Ok. Allora, non so se lo fanno ancora studiare in scuola questa cos'è, filastrocca, poesia, cosa sia, vabbè, qualcosa di strano che ha delle rime, però io l'ho studiata all'elementare, ancora me lo ricordo. Vabbè, dopo questo bruttissimo flashback all'elementari, cosa dovevo fare? Non mi ricordo. Ah, sì, ho trovato questa nuova, diciamo, cassa. Ah, prima devo scaricare questo.
Per mettere in ordine i nostri materiali, adesso vi faccio vedere, allora qua c'è del coal, questo cos'è? Ah, il coal generator, infatti c'è, sta a vedere che, buh. Allora, schiaffiamo tutto qua, basta, flint, e poi devo mettere un po' di ordine perché qua ci fa schifo veramente, ci mancano tanti ratti che girano. Oh, ma io qua sto morendo di fame, non mi avvisate, ma, certo che, dai! Mangiarmi la mela, vabbè. E bisogna trovare anche del diamante perché dobbiamo fare l'enchanting table. Allora, ho trovato questa nuova, come avevo detto prima, tra virgolette, chest. Poi, ah, qua ci sono anche dei tubi. Poi vi farò vedere come gestire i liquidi sulla vols. E la crate, o come si nomina, comunque in italiano crate, in inglese Mr. Taichiano crate. E serve praticamente è una chest che però viene gestita a stack, viene gestita e infatti dovrebbe avere una capacità di 2004, 2008 se non sbaglio, non ricordo, comunque superiore a 2000 e nel frattempo mi stiro. Oh, ok. E praticamente dicevo viene gestita a stack, quindi non si mettono i minerali o comunque quello che si vuole mettere, perché si vuole mettere sia minerali che altri oggetti, non si mettono uno a uno, ma si mettono a stack di 64, a 16, non importa, però vengono gestiti a stack. E una volta che vengono riempiti, possono essere, no, riempiti totalmente, nel senso una volta che viene messo il minerale, anche un solo item o minerale o blocco, e praticamente si può mettere solo quella cosa lì, dai, su, ecco. Vabbè, se ci metto un piccone, ci posso mettere solo picconi dentro. Voilà, stop, risolto. Io qua mi chiamo in pallo, risolviamo subito il problema. Quindi, però, possono essere accumulati uno sopra l'altro, possono essere trasportati da una parte all'altra senza svuotarli. E poi c'era qualcos'altro che dovevo dirvi. Qualcos'altro che dovevo dirvi? No, non penso che devo dirvi niente. Non vi devo dire più niente, basta. Quindi vediamo un po' per craftarlo. Molto semplice il crafting, 4 stecchini e 4 steel. Adesso molto semplice il crafting, poi craftarlo alla maniera mia sarà sicuramente molto complicato. Quindi andiamo a fare i 4 di steel, che non mi ricordo come. Allora ci va il ferro al centro, quindi 4 di ferro. Ferro. Questo è platinum, quindi io posso prendere 2 di ferro. Dov'è? Ce l'avevo sotto lì, però volevo prendere questo. 2 di ferro. Quindi prendiamo 2 di ferro. Carbone spero che ne abbiamo, vero? Penso proprio di sì. Sì, abbiamo questo qua, però il coal non lo volevo consumare perché poi ci servirà per i binari. Perché come vi dicevo, dovevo fare quel tragitto con i binari. E visto che in questo modpack, c'è la Railcraft, ci servirà molto il carbone. Poi non lo so, sto ancora studiando anche un po' su quella perché l'ho capita, però è ancora un po' un mistero per me. Ok, anzi, se avete suggerimenti, come fate nei commenti, che fate benissimo, bravi ragazzi, suggerite tranquillamente, così almeno impariamo insieme questo bellissimo modpack. Unica cosa che non mi piace tanto ci dovrebbero essere delle armi, ecco qua, però sono carini per divertirsi, veramente belli, poi quelli li vedremo più in là. Allora, quindi dobbiamo fare un po' di giorno. Quindi andiamo a fare la nanna. 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 Ok, sono svegliato. E dobbiamo andare a ricampare un po' di legna. Quindi alberelli alle mani. E poi, come al solito, sempre un giro là dentro. In quel famoso boschetto. Se ci sono i mob, qua vi faccio il culo perché mi ha stufato. Pram 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 pram. Chi è che vuole? Chi è che mi stufa? Ok, qua alberello. Voilà. Uno. Poi scassiamone un altro da qualche parte. Un creeper! Dammi la spada, dammi la spada, dammi la spada, dammi la spada. Vabbè, tanto sei in acqua, adesso ti ammazzi in acqua, così almeno fai poco danno. Ah, voilà! E cosa hai fatto? Non hai fatto niente, via, voilà. Stop. Allora, un altro albero e poi via, che io devo andare a fare lì. Ok, devo riprendere la mano qua a fare video e tutto quanto perché
stavo stufando a non fare video. Infatti mi dispiace, dovevo fare i video. Poi soprattutto Totte98 lì che mi ha detto dai, devi farli, che impara la Volz. Va benissimo, poi ho visto tanti bei commenti, ho visto che si è iscritta della gente. Anzi, soprattutto, ragazzi, se vedo più iscrizioni, io faccio video molto più volentieri. Ecco, io ho visto che sono aumentate le iscrizioni, allora ho detto devo fare per forza dei video e li ho fatti subito, subito. I commenti poi soprattutto mi piacevano, cioè mi piacevano, non è che se non mi piacciono i commenti non faccio video, qua sto facendo il monologo, no, per dire, però se vedo che ci sono persone che vedono i video, molto volentieri li faccio. Certo che se vedo che ci sono 1 o 2 visualizzazioni non li faccio neanche. Comunque, infatti come ho visto che c'erano visualizzazioni sui vecchi, subito ho cominciato a fare il video. Allora, cuciniamo qua sta roba. Adesso abbiamo l'electric furnace. Dai. Ah, dicevo, non funziona. Bene. Ok, bisogna fare 4 di carbone. E 4 stecchini. Fare i 4 stecchini di ghiaccioli. Allora, 1, 2. Ah, so già. Sì. Mi sto inabbendo io qua, ragazzi. Mi sto inabbendo. Questa cosa non va bene. Non va bene. Non va bene, non va bene. Chi è che prende fuoco? Boh, è una fornace. Vabbè, io quello che mi serviva l'ho preso. Qua corrente ne abbiamo a volontà. Io ho questa roba da prendere. Adesso andiamo a prendere un attimo al volo. Cioè, sono molto qua per prendermi il benello. Vabbè. Sotto qua ci sono gli scheletri, bisogna andare a esplorare questa miniera praticamente. E allora il carbone l'abbiamo preso, possiamo andare a craftare lo steel. Spero che si chiami così, che non mi ricordo più. Sì, ma che cretino che sono! Che cretino che sono! Perché ce ne va 4, 8, 12, 16 ce ne va. Dobbiamo andare a tagliare ancora un albero. Ne serve altro 6 di legno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sto a contare. Ok, fino a 6 me la posso cavare. Poi dopo non lo so. Poi bisogna provare. La prossima volta che dobbiamo fare tipo 7-8 cose, dobbiamo vedere se sono capace. Allora me la cavo anche con gli altri numeri. Bene, allora. Tu cucina anche quest'altra roba. Bisogna fare un'altra. Ecco, io vi dovevo dire una cosa, ragazzi, mentre ero in miniera. Vi dovevo dire che ho scoperto altri macchinari che fanno lo stesso lavoro dell'Enrichment Chamber. Perché Enrichment Chamber, sì, vi ho detto che serve per raffinare ancora meglio i materiali. Però c'è un sistema per raffinarli ancora di più, è ricevere tre materiali. Però per fare ciò ci vogliono anche tre macchinari, tutti quanti collegati ovviamente alla, energia, alla corrente. Che poi vi spiegherò sicuramente nei prossimi video. Praticamente ci sarà un macchinario che, grazie alla flint, perché servirà della flint, perché la flint comunque è gratta, serve per macinare. Grazie alla flint e all'energia riuscirà a ottenere tre materiali grezzi. Poi da questi materiali grezzi verranno messi dentro il crusher che vi ho detto prima, quindi verranno tritati. E da lì si terrà un dust sporco. Da quel dust sporco poi si potrà mettere dentro l'enrichment chamber e quindi ottenere tre dust puliti anziché due. Quindi poi quelli lì li potrò far vedere. Potevo farveli vedere anche in questa puntata, però visto che da un po' che non faccio video, ho deciso di fare qualcosa di leggero. E poi ho trovato anche una fornace, una specie di fornace, la smelting qualcosa. Che vi permette di cucinare più elementi uno dietro l'altro. Quindi potete fare tranquillamente la fornace che cucina come questa qua, cucina una cosa alla volta, ma quelle che ho visto io lì si può cucinare più elementi, anche diversi elementi alla volta. Non so se cucina solo i dust o se cucina tutto, poi questo qua lo staremo a vedere mano a mano. Quindi ora dovremmo avere tutto. Ah no, dobbiamo accendere il frigorifero qua. Oh, che bello, sono tutti qua. Allora, qua ce ne abbiamo abbastanza, il corrente non scende di brutto. Ci devo mettere la marmitta catalitica perché qua fa troppo casino, fa, eh?
La valvoletta catalitica non serve a niente. Ma che scemo, la valvoletta catalitica serve per non inquinare meno, mica per far meno casino. Così, boh, vabbè, non lo so. ok, stiamo cucinando questi altri qui. Ho scoperto anche che si può convogliare il latte, ragazzi. Questo adesso ci studierò meglio, faremo anche delle cisterne di latte. Ha voglia di torte, allora. Tritrum. Dai. Ha suonato la scatola. Sai che ha suonato? Tritrum. Ma hanno fatto uno scherzo, porco. Vabbè. Bambinacci. Allora. Allora, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sì, oh, dove se ne va? Se ne va a spasso sto ferro. Eccolo qua, Steel Dust, 4 di Steel Dust e li butto per terra. Bene, nuovi di pacco. Allora, cuciniamo sto Steel Dust. Oh, ragazzi, questi hanno finito, io devo fare il generatore, mi sa che lo dovevo fare veramente. È uscito un po' l'accento genovese, ragazzi, alla Ligure. Allora, lo steel dust, no, sì, che steel dust, lo steel igno, ingo, igno, tingot, ingot, ingot. A pelo a pelo ci siamo arrivati, mi sa, perché è proprio a pelo, sì, giusto, giusto, proprio. Proprio, 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 proprio. Allora, vediamo un po' se mi ricordo, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ed ecco qui il crate. Allora, cosa ci faccio con il filo in mano? Boh. Allora, dove possiamo piazzare questi crate? Tanto poi dopo si possono spostare appena troveremo un diamante, perché si sposta con la wrench. La cosa bella, che io l'ho provato nel mio mondo di test, la cosa bella è che quando si caricano, quando si prendono questi crate con la wrench, poi dopo, quando li spostiamo, avremo come, diciamo, come effetto la pesantezza e quindi andremo lenti, lentissimi, cioè lentissimi, andremo lenti. Allora, possiamo metterli qua per il momento, tanto macchinari qua non li dobbiamo mettere, forza, non ce li possiamo mettere, intanto salgo sui mobili in casa mia. Allora, dai, per il momento piazziamolo qui, ragazzi, tanto giusto per farvi vedere. E vi dirà la scritta empty, vuoto, non ci hai messo i soldi e adesso è vuoto. Ok, cosa ci possiamo schiaffare? Ci possiamo schiaffare, vediamo un po', il materiale che abbiamo di più penso che sia la coble. No, per il momento è la terra. Allora ci schiaffiamo la terra, voilà. Come schiaffarci la terra? Si prende la terra, si mette in mano la terra, poi vi lavate le mani però mi raccomando. E si preme con il tasto destro. Voilà. 64 dirt. Mettiamo tutti quanti. Tutti, tutto. 3,95. Ma si sta facendo i calcoli giusti, ragazzi? Ma cosa ci sto mettendo dentro? Ah, ho capito, perché se li pesca da soli, sì, praticamente ci ha messo tutta la terra. Dai, ecco, di qua, di là. Perché ce se l'ha messi da soli, se l'ha messi, ragazzi, perché c'aveva. Cioè abbiamo quella, cioè, mo questa mod, quella che praticamente quando finisce uno stack se lo piglia automaticamente, quindi si è preso tutto quanto. Non so come ho fatto, però se l'ha preso. Per riprendere l'oggetto, si preme Shift, quindi ci pieghiamo, tasto destro, però li prende tutti. Ecco qui, bella, bella schifezza, perché ne volevo prendere uno solo. Però io l'avevo fatto sto lavoro, ragazzi. Aspetta, forse ho capito. Ah, forse perché uno diceva. Avevo letto, se non sbaglio, che se si preme so. E dopo questa me ne posso andare. Ciao. Vabbè, ci è rimasto male. Allora, mettiamo tutto qua. Sì, con shift lo stavo mettendo. Vediamo un po'. Ah, ecco, adesso uno alla volta li posso mettere tranquillamente, certo. Avevo fatto qualche cavolata, avevo fatto prima. Allora. Vediamo, adesso ci possiamo sclerare tutta la giornata. Oh, ma porca vacca, ma è finito di metterti da solo? È comodo sto coso però. Ah, ecco, si mettono in ordine, ma ho capito. Ok, se l'ha messi tutti. Teoricamente se premo shift. C'è una cosa, proviamo a cambiare stack anche, va? Così almeno.
Effettiamo problemi. Magari con lo stack lì difettoso. Sta diventando buio, dicevo, mi sta venendo a piovere. A proposito, che mi sa che Nvidia non è mai piovuto qua. Eccolo. Se premiamo nella parte non alta del container, o del crate, come volete chiamarlo, a me sembra un container, ci darà uno stack solo. Infatti, vediamo, premiamo di nuovo Shift, tasto destro. Non so più come fare. Mi sto diventando scemo, ragazzi. Peggio di quanto sono. Vabbè, Shift. Oh! Allora vado più vicino. Shift, tasto destro. Ah, ecco perché c'ho lo stack più pieno. Allora, Shift, tasto destro. Eh sì, ecco, adesso ho capito il perché. Perché c'avevo lo stack pieno. Shift, tasto destro e ci prenderà uno stack solo. Shift, tasto destro dalla parte. Ma io mi sa che ho letto male, ragazzi. Allora, Shift, tasto destro. Shift, tasto destro, la parte superiore si svuota tutto quanto il container. Quindi fate molta attenzione perché se avete 2000 pezzi dentro dentro sto container, sicuramente lo riempirete tutto. Ecco, quindi stessa cosa, se premiamo nella parte alta del container col tasto destro, adesso, quindi lo riempie totalmente. Allora, Shift, tasto destro, nella parte superiore prende tutti gli stack. Shift, tasto destro, sì, no, senza shift, soltanto tasto destro nella parte superiore, svuota tutti quanti gli stack che avete di quello che volete mettere dentro. E al contrario, diciamo, se vogliamo prenderlo, shift, tasto destro nella parte, come si dice? No, posteriore, no, nella parte bassa del container prende solo uno stack. E al contrario, se, sì, sempre al contrario, non ci sto capendo più niente. Se premiamo solo tasto destro nella parte bassa, metterà uno stack solo. Quindi abbiamo capito. Parte bassa, uno stack sola, parte alta, tutto quanto. Quindi adesso ci vogliamo svuotare la tarra. Tutto. Ok, 3,95 di tarra. Come avevo detto prima, se volete mettere altro non si mette. Veramente belli questi blocchi perché ci dice anche cosa c'è dentro. E soprattutto molto comodi perché comunque sono. Possono contenere molti più materiali. Devo vedere semplicemente se quando faremo la catena di montaggio, vi anticipo questo, se possiamo mettere automaticamente gli elementi o blocchi direttamente dentro questi allora, li chiamo container, se non si chiamano crate, dentro questi crate. Comunque nelle casse si può mettere sicuramente, qui non lo so, vedremo poi mano a mano che andiamo avanti, non voglio andare troppo avanti, se no vi rovino tutte le sorprese. Bene ragazzi, dopo questo video che ci siamo un pochettino riprese, abbiamo fatto un po' di stupidaggini, io soprattutto ho fatto il cretino più del solito, perché sono veramente cretino oggi, che non riesco a capire niente, rincretinito. Io vi ringrazio per la visione e ragazzi, vi auguro una buona giornata, serata, quello che sia. Se vi piace il video, mi raccomando, mettete mi piace, se non vi piace, non mettete non mi piace. Ricordatevi di commentare e dopo tutte queste raccomandazioni si prega di leggere il foglio illustrativo e un medicinale. Grazie a tutti e ciao a tutti!